abbiamo il piacere, l'onore e, come dire, l'onere di partecipare a questa grande manifestazione delle sei città ceramiche. Abbiamo voluto quest'anno, insieme al vicepresidente Luigi Lucio Urbano, il sindaco chiaramente ha promosso questa grande manifestazione, ha voluto decisamente questa grande per creare un collante, per creare un momento di incontro e di sinergia fra varie esperienze e tradizioni ceramiche della città, della Campania, e che abbiano, diciamo, lo spessore e la qualità della tradizione, dell'innovazione, dell'arte, della cultura e dell'economia, perché no, perché ovviamente siamo in un discorso comunque di economie e di sviluppo anche in questi termini, oltre a un discorso culturale importante, oltre a un discorso di valenza e di riconoscimento di tradizioni. E Cava ne è piena, partendo già dall'abbadia abbiamo le maioliche, cioè voglio dire, abbiamo una tradizione così nel nostro DNA, nel DNA dei nostri ceramisti, che non poteva non ritrovare un suo percorso, una sua identità, e una identità ben riconosciuta doveva essere appunto la Reggia. Volevamo fortemente questa Reggia di Caserta, che è una vetrina, una location fantastica, grazie anche al direttore Felicori, che sta lavorando in maniera alacre, in maniera assolutamente determinata, perché la nostra bellissima Reggia, così come tante altre strutture museali campane, siano portati all'eccellenza, diciamo. Addirittura, anzi consiglio, il 19, dopo la mostra, ci saranno anche le passeggiate notturne nelle sale dei principi e dei re, insomma sarà una cosa fantastica, voglio dire. Il 20 ci sarà lo stesso questa grande manifestazione ceramica, poi c'è la possibilità chiaramente di visionare, di visitare la Reggia di Caserta, ma la mostra sarà bellissima. Sì, certo. Esatto, allora è tutto un percorso che stiamo costruendo. Un primo percorso, c'è stato questo momento di incontro di Vincenzo Servalli il 4 dicembre del 2017, poi abbiamo organizzato una mostra in maniera abbastanza veloce, comunque solida, diciamo, come pezzi, come presenze artistiche nel periodo di Natale. Dopodiché abbiamo il Grand Tour che abbiamo voluto qui a Cava, e c'è anche un pezzo di Falcone, che è un nostro conterraneo, è un artista cavese. Questa grande mostra che sta girando da 4 anni in tutta Europa e in tutta l'Italia, ovviamente, e adesso sosta da più di 20 giorni qui a Cava. Dopodiché ci sarà Buongiorno Ceramica, dopodiché inizia questo ulteriore percorso, un percorso dove ci vede protagonisti realmente. Se qui siamo città capofila in Campania per il Buongiorno Ceramica, lì cominceremo ad essere ancora più, diciamo, sollecitati e nello stesso momento partecipi a progetti che sono nazionali e internazionali, perché Buongiorno Ceramica si sta aprendo alla Germania, si sta aprendo alla Polonia, si sta aprendo abbiamo ceramiche dalla Lisbona, di Lisbona, dal Portogallo, dalla Spagna, quindi voglio dire, comincia ad essere un mondo veramente grande e importante, con progetti economici, con progetti artistici e culturali di spessore altissimo e di livello assolutamente internazionale. E noi dobbiamo essere presenti, i nostri ceramisti devono essere lì, perché sono anche progetti finanziati dal Ministero, quindi voglio dire, bisogna essere presenti, bisogna essere insieme, coordinati e partecipare a queste grandi sfide che, diciamo, ma noi, i nostri ceramisti manifestano, come dire, la loro eccellenza in qualsiasi tipologia di arte che producono, e può essere sia il pezzo, diciamo, semplice, quello della tradizione, oppure da tavola semplice, oppure ci sono anche sono molto trasversali loro. Io questo ho notato, perché mi hanno mandato in anteprima le foto dei lavori che esporranno lì alla Reggia, sono veramente molto trasversali. Mentre riproducono il ciucciariello, diciamo, che è il tipico della nostra diciamo, tradizione, poi improvvisamente escono con dei pezzi che sono di new design, che sono fantastici, con un misto di cotti, di metalli, di cose, cioè, voglio dire, c'è una bellissima
come dire, cioè, ci sono belle teste, belle capacità, bravissimi da un punto di vista manuale, e ripeto, siccome noi poi siamo adesso anche autonomi, perché è stato raggiunto, se non sbaglio, il 14 o il 16 dicembre, sempre 2017, grazie a Vincenzo Servalli che ha tanto, diciamo, combattuto per questo, cava un disciplinare autonomo rispetto a Vietri. Quindi abbiamo la città ceramica, cava, può mettere il suo timbro, città ceramica di Cava dei Tirreni, non più Vietri. E quindi...